Buonasera ragazze, questo è un vlog un po' strano perché l'ho iniziato stamattina e poi non ho avuto più tempo per continuarlo. Perdonatemi, è tardissimo. Sono le 7 meno un quarto, quindi pensate che pasticcio sto vlog. Poi c'è Fede che si sta guardando i suoi video su YouTube preferiti dei me contro te ed insieme, insomma, i suoi canali preferiti. Io ho preparato la pappina per la baby Ale, ho già la frottina e adesso appunto la vado a prendere e gliela do, ma prima devo tirare fuori il bucato perché devo stendere. Diciamo che oggi ho fatto un po' di cosine in casa, non ho ancora finito, ma essendo che sono stata male in questi giorni, infatti lo noterete un po' dalla faccia un po' spenta. Oggi è il giorno in cui va lievemente meglio, ma sono molto stanca perché stanotte Alessandra non ha digerito, quindi ho avuto un rigurgito dell'ultimo lattino che le avevo dato ieri sera, quindi niente, è stata, ecco, mi chiama, quindi mo vado, tiro fuori solo il bucato perché ho paura che poi prendo odore, quindi io lo tiro fuori e poi stendo dopo. E nel mentre vi racconto velocemente che appunto stanotte Ale ha avuto questo rigurgitino e quindi ci siamo spaventati, siamo stati poi svegli praticamente dalle 5 di stamattina. Abbiamo dormito giusto poi 2 orette dopo quando si è riaddormentata, ma siamo saltati tutti e due giù dal letto, quindi insomma se stavo un po' meglio comunque sono molto stanca, quindi tra il periodo del mese, come vi ho detto nelle storie di Instagram, e tra il fatto che ho la tosse un po' cronica, quindi continuo ad avere questo fastidio. E, insomma, sono un po' così. Spero di riprendermi in tempo per il nostro Natale. Qui c'è il bucato che ho piegato e ritirato. Quindi adesso poi aspettavo che la bimba si svegliasse per andarlo a riporre nei cassetti. Scusate le luci, ma ovviamente fuori è già buio. E tra l'altro vi faccio vedere perché io adoro veramente. Senso di magia. Poi vabbè, sta anche piovigginando ancora perché qui a Torino piove da giorni e giorni. Però vi faccio vedere le lucine. Non ce n'è tantissime di qua da dietro, forse da di là, si vede di più. Però mi fanno proprio tornare bambina. Le faccio vedere. Sì, sono pochissime. Però quando mi capita di aprire la finestra e cambiare l'aria, rimango incantata a guardarle. Di là sicuramente ce ne sono di più. Ciao, ciao a tutti. Allora, abbiamo mangiato. Scusate la mia faccia devastata, ma veramente c'è un sonno. È da stanotte che lei non era stata bene, che sono un po' addormentata. Poi la luce fa anche schifo. E niente, adesso vado a cambiarla perché aiuto, perché sento un odorino molto sgradevole. Fatto una caccona e ci vediamo tra poco. Salva cena, i surgelati che avevo in freezer mi hanno salvato la cena. Alette di pollo con un sofficino a testa per me e per Fede, e poi appunto per Ricky preparerò più tardi quando arriverà. Buonasera ragazze, mega salto temporale perché è passato un giorno. Sì, perché il vlog, l'ultimo pezzo che avete visto, penso sia di 2 giorni fa. Scusate, ma in questi giorni non ce la posso fare veramente. Non sono molto in forma, quindi vlog un po' quando ce la faccio. Oggi va abbastanza bene, quindi ho deciso di continuarlo, finirlo ed editarvelo così stasera. Quindi vi racconto un po' le ultime news, le ultime cose accadute. Non fate caso alle mie mani che sono distrutte, ragazze, cioè devo veramente togliere il gel. Qua mi sono fatta seriamente male a questo dito, adesso lo vedete bene, ma sanguinato, quindi disastro. Proprio le unghie non riuscivo più a gestirle, erano troppo lunghe, quindi le ho accorciate con proprio il
non mi viene il termine, comunque quella farina apposta per tagliare le unghie in gel, che ho perché appunto me le facevo anche io, solo che queste qui me le ero fatte fare per il battesimo, quindi però ho del materiale, solo che sono senza gel, quindi non ho potuto farmi un refill, una ricostruzione fatta bene, quindi insomma le ho tagliate, questa poi mi sono fatta male, sanguinata tantissimo, mi pulsa ancora adesso, cioè è una roba allucinante, mi sono fatta veramente veramente male, un po' forse si vede, ormai sta guarendo, però disastro su tutta la linea. Mi sto mettendo qui alla luce bianca perché fuori ovviamente è già buio perché sono le 8:30. Fedino non c'è, ecco il papà, sono passati anche i miei genitori prima a fare un saluto e cos'altro? Vi voglio far vedere un attimo di blackout. Vi voglio far vedere le cosine che ho preso da Amazon Prime Now. Come sapete io ordino online la spesa perché ho Amazon Prime e mi trovo da Dio, ci sono un sacco di film, ho la musica e appunto le spedizioni gratuite veloci in un giorno, quindi mi piace da impazzire. Adesso abbiamo fatto la prova gratuita e la prova di un mese a 3,99 euro, però penso che a questo punto faremo poi quella annuale che conviene decisamente di più e lo teniamo perché mi trovo molto molto bene. E approfitto di offerte, di cose, a volte c'è l'offerta addirittura sui pannolini che voglio assolutamente provare e sono solo per chi ha Amazon Prime, quindi insomma è un'ottima cosa. E poi appunto ho fatto, vi dicevo appunto che io da Amazon Prime Now, quindi la spesa, ordino proprio solo per le cose pesanti, perché chi di voi mi segue lo sa, siamo senza la macchina, non abbiamo la macchina, quindi portare con il freddo a piedi 3, 4, 5 casse d'acqua per farsi un po' di scorta, perché poi io l'acqua la utilizzo per le pappe di Alessandra, per bere, per Federico, per tutto, e quindi è un po' un disagio, e quindi ordino da loro quando devo far scorta di cose pesanti. Poi tra l'altro, a differenza di Carrefour, a differenza di altri grandi supermarket che magari richiedono per avere la spedizione gratuita una cifra già un po' più importante, tipo 70-75 euro, qui invece con Amazon Prime Now bastano 25 euro e già non paghi la consegna, quindi io mi prendo un po' di scorta di acqua, il latte, il sugo, quello che mi serve, a volte anche il latte per Alessandra, quindi prendo le cose un po' più pesanti, un po' più scomode per noi da portare a mano. E poi appunto penso che domani andremo a fare anche un po' di spesa alla Lidl, proprio la spesina per noi, perché comunque qui ovviamente non è che sia così conveniente, quindi andiamo sempre comunque da Eurospin e Lidl. Comunque, mega premessa, così questo audio lo allunghiamo un po', ragazzi, perché sta venendo un po' un gran pasticcio, ma so che mi amate lo stesso, mi volete bene lo stesso, vero? Mi perdonate per Natale? Sto facendo dei vlogmas un po' pasticcioni, però vabbè, prendetemi per come sono, poi quest'anno è un po' così. E quindi niente, adesso prendo i sacchettini di Amazon Prime Now, perché Amazon sembra altro, invece ho anche una cosina che ho preso su Amazon che vi voglio mostrare, molto molto carina, però niente, adesso prendo la spesa e vi faccio vedere queste pochissime pochissime cose che ho preso, a parte l'acqua, perché ho preso anche 3 casse d'acqua. Intanto vi mostro anche questa splendida rosa, per chi mi segue su Instagram già l'avrà vista e sa già da chi arriva. Se non mi segui ancora su Instagram, seguimi, ti lascio il mio nome qui sotto. E perché appunto su Instagram molto spesso è più comodo e più rapido farvi una storia, raccontarvi qualcosa, mettere delle foto, insomma potete vedermi un po' di più o meno tutti i giorni, quindi su YouTube insomma magari mi assento, non sto bene, è un po' più complicato editare i vlog. Però ci tenevo a farvi vedere questa splendida rosa che mi ha portato Federico, era col papà oggi ed è passato a farmi una sorpresa. Mi ha detto che mi ha pensata e mi ha portato questa rosa bellissima, quando l'ho vista ovviamente commozione perché è stato un gesto inaspettato e mi sono proprio emozionata, vi giuro. Quindi come non farvela vedere? Insomma, è bellissima anche come è stata insomma confezionata con questa rete rosa, insomma è bellissima veramente, mi ha colpito tantissimo.
E niente, basta commozione, basta. Allora, vi faccio vedere quelle pochissime, pochissime cose prese. Spero vediate qualcosa, magari accendo la luce. Con la luce forse va un pochettino meglio. Allora, qui ci sono. C'è la pasta ripiena alla zucca. Sapete che io amo questi tortellini alla zucca, veramente, scusate il dito, veramente penoso, però vabbè, stasera o domani conto di toglierle. E questi raviolini alla zucca io li amo, ve ne ho già parlato fino alla nausea, li adoro veramente, sono buonissimi. Poi c'è, perché qua mettono i freschi in questi sacchettini, qua c'è il parmigiano reggiano DOP della PAM. E poi ho preso questo sughetto per fare una pasta un po' diversa e non sempre il solito pomodoro classico. Ho preso questo qui con funghi in pezzi, che è molto molto buono. Io amo abbastanza, devo dire, la linea di Giovanni Rana. Cioè, devo dire che se il signor Giovanni Rana volesse fare una collaborazione, non mi dispiacerebbe un bel kit di tutti i suoi prodotti, perché li amo veramente. La maggior parte, almeno quelli che ho provato, mi sono piaciuti tutti. E poi qua cosa c'è? Un pacchettino di sottilette di formaggio fuso della PAM. E basta, direi, qui non c'è più nulla. E poi ci sono questi due qua. Allora, dove abbiamo? Veramente ho preso pochissime cose, come vi dicevo, ho preso i formaggini mio che piacciono a Federico, e a volte magari un piccolo pezzetto nella pappina di Ale che le dà un po' di sapore. Ne ho prese due confezioni. Poi ho preso un ragù, perché ho pensato, boh, quando sono un po' di corsa, sono da sola, un ragù pronto mi fa piacere, insomma, sempre per farmi, sempre il solito discorso di fare una pasta un po' diversa. E poi vabbè, qua ho fatto un po' di scorta di carta da forno, alluminio e pellicola, perché ho finito completamente tutto. E in quest'altro sacchetto ce la posso fare. Tra l'altro, quanto è carina la busta di Amazon Prime con la neve sopra, troppo bella. Ah, qua c'è il latte di Alessandra che avevo terminato, e poi un pacchettino di abbracci per la colazione, perché avevamo finito tutto, c'erano solo più le briochine al cioccolato. Però a me non piacciono tanto i biscotti di prima mattina, ma devo dire che Fede e Riccardo sì. E quindi ho preso un pacchettino di quelli. Questa è la spesina, vedete, proprio minimal, però già il latte comunque costicchia, perché ma costicchia dappertutto, eh. E poi tre casse d'acqua, quindi questa è la mini mini spesa. Una magia impressionante l'albero di Natale, cioè ragazze, mi fa stare proprio bene. Non so voi, ma io se non lo accendo, cioè, mi rendo conto che anche Riccardo, quando vede l'albero spento, lo va ad accendere. Cioè, proprio l'albero spento è triste, non ci piace. E quindi mi rendo conto che farò veramente tanta fatica il 7 di gennaio a realizzare che dovrò smontare tutto, perché ha quel non so che di magia che mi piace tantissimo. Comunque, bando alle ciance, vi volevo parlare, a parte che qui abbiamo, vabbè ragazzi, ormai li avete visti, anche là ci sono dei pacchettini, ma sono da consegnare a un paio di mie amiche, però ci tenevo a farvi vedere, già che siamo qui, questo lavoretto qua, scusate la luce un po' giallina, ma di qua è così, con appunto questi cuoricini, questo albero cuoricinoso con cioccolatini e con dedica dietro, quindi con appunto una filastrocca, una storiella, quindi
Veramente, Federico quest'anno si è superato, ha fatto veramente un ottimo lavoretto, mi piace proprio tanto, saranno i colori, un po' i glitter, io impazzisco per queste cose, quindi sono impazzita quando l'ho visto. Poi vabbè, qui è tanto visibile, quindi vi faccio vedere il pensiero che mi ha portato la mia amica Ramona, che saluto, che lei guarda tutti i miei video, mi ha portato questo pensierino ai fiori di ciliegio, che non vedo l'ora di provare, lo aprirò ovviamente a Natale, con tanto di biglietto che ovviamente non ho ancora aperto, faccio la brava come le ho promesso e come ho richiesto anche a lei di fare col mio regalo, tra l'altro. E poi vi volevo far vedere, vi volevo parlare di questo che mi ha colpito veramente tanto. Probabilmente, non so se quando vedrete questo vlog, scusate, sempre lunghi, è veramente inquietante. Probabilmente quando vedrete questo vlog non sarete forse più in tempo ad acquistarlo e magari vi sarete già sistemati con altri tipi di bigliettini, però ragazze ve ne parlo perché mi ha colpito parecchio, molto molto carino, l'ho preso perché ha all'interno ben 20 biglietti da decorare, quindi li potete decorare voi, ci sono anche degli stickers, è molto carino come kit. E l'ho pagato pochissimo, cioè con 8 euro neanche, 20 biglietti, è veramente veramente super, non è una collaborazione, è un consiglio che vi do così. E poi anche la scatola di latta, insomma, ne vogliamo parlare, è carinissima, ci potete mettere dei biscottini fatti da voi natalizi, insomma è riutilizzabilissima, quindi è veramente molto bella. Adesso poso un attimo la videocamera, tolgo questo così lo apro e ve lo faccio vedere. Ok, ce l'ho fatta. Adesso cerco di aprirla, perfetto, è una semplicissima scatola in latta. E poi qua ci sono tutti quanti i bigliettini e li ho guardati tutti, sono tutti molto molto carini anche all'interno. Adesso poi ve ne prendo uno a caso, però buon Natale, buon Natale, ce ne sono veramente di ogni genere e tipo, cioè guardate quanti sono tutti questi, sono veramente veramente tanti e sono tutti bellissimi, a me piacciono un sacchissimo. E poi aspettate perché con una mano come sempre è davvero abbastanza complicated, cioè e non scendono, sono anche molto ben stabili nella scatola. Aspettate, allora queste sono le bustine, ci sono così e così come vedete sotto, e poi ancora più sotto ce la posso fare, ce l'ho fatta, non ci credo. Sotto sotto ci sono gli stickers, cioè guardate che carini, potete comporre voi il vostro bigliettino come più vi piace, cioè io la trovo una cosa originalissima, pinguini, elfi, renne, insomma ne avete veramente da sbizzarrirvi, quindi insomma se fate a tempo io vi consiglio di prenderla sinceramente, perché l'ho pagata veramente poco 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 e se andate in cartoleria comunque già solo un biglietto di Natale vi partono 1,50 euro minimo, anche fosse 1 euro dai cinesi, ma 1 euro a bigliettino avreste speso 20 euro. Qui avete un bel kit con 20 biglietti da decorare con stickers, busta, tutto quanto, quindi approvato, mi piace un sacco. Allora Riccardo sta arrivando e niente, poi penso che stasera faremo qualche gioco, non so ancora se un gioco da tavola o se giocheremo a Super Mario Party con la Switch, insomma siamo molto combattuti. Tra l'altro se avete la Switch vi consiglio tantissimo il Super Mario Party perché è veramente divertentissimo. Scusate se sentite l'audio, c'è la TV accesa. Noi non abbiamo tantissimi giochi per la Switch, però devo dire che quei pochi sono veramente bellissimi. E abbiamo, vabbè, ne abbiamo tre perché sono veramente molto molto cari. Scusate le luci ma ho il televisore acceso davanti. Abbiamo Dragon Ball 2, questo qua gliel'avevo regalato io a Riccardo per il suo compleanno, mi pare l'ultimo compleanno, sì, quello dei 31 anni. Poi questo l'aveva preso Riccardo quando mi ha regalato la Switch, l'ha presa per tutta la famiglia, però l'aveva presa per San Valentino, e il Super Mario Party. Siamo stati combattuti se Super Mario Party o Odyssey,
Però non lo so, questa qua l'abbiamo visto più adatto per tutta la famiglia, quindi per giocare anche con Federico, insomma più... C'è un po' di più secondo me, invece il Super Mario Odyssey ci gioca una persona, invece qua si può giocare insieme. E poi questo me l'ero preso io per il mio compleanno, l'ho preso usato da GameStop, era appena uscito tra l'altro, quindi non mi aspettavo di trovarlo usato, perché era uscito tipo da una settimana e già l'ho trovato usato sul sito, me lo sono fatto spedire. E è bellissimo, io amo Yoshi, è il mio personaggio preferito, veramente lo adoro, è troppo simpatico e mi rilassa tantissimo giocare a questo gioco, quindi è un po' che non ci gioco tra l'altro, quindi devo riprendere e basta. Quindi questi sono i nostri giochi per la Switch e con tanto di sfondo natalizio io adesso vado dalla mia bimba e insomma mi godo la serata con la mia famiglia. Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia in questo audio, in questo vlog mass, non audio, in questo vlog mass un po' pasticcione, però vabbè, so che apprezzerete lo stesso. Vi mando un bacio grande e ci vediamo domani con un nuovo vlog, e giuro che domani sarà fatto nell'unica stessa giornata, ce la posso fare. Buonanotte.